Signori miei, abbiamo parlato di cose collaborative, di situazioni collaborative. Stiamo dando collaborazione a tutti gli effetti e gradiremo che ci fosse anche da parte della maggioranza. Il discorso di essere compatti, il discorso di aver organizzato un consiglio comunale in questa modalità, con delle riunioni capigruppo a cui abbiamo potuto tutti partecipare, su un tema così importante come quello del destino di 400 lavoratori e la gestione delle finanze comunali, che avrà un impatto per i prossimi anni, va affrontato con calma. Se qualcuno si è già messo d'accordo per conto suo, non ci interessa. Ma nessuno tiri fuori il discorso che si fa per prudenza Covid, questa cosa. Ci vorrebbe un attimo di buon senso da parte di tutti, e sottolineo di tutti, per affrontare questa situazione in modo diverso, con calma, con attenzione, non perché qualcuno, come è stato detto in conferenza dei capigruppo, all'una deve partire o qualcuno sta in vacanza domani. Questa è mancanza di rispetto nei confronti della popolazione e mi sto arrabbiando di brutto. È chiaro, è quello che è stato sottolineato, che le scuole sono aperte, che l'altra sera c'è stata una manifestazione davanti al comune con la partecipazione dei consiglieri e del sindaco e adesso non si fa una cosa fra noi a distanza alle 9 di sera. Quando ci possiamo essere tutti, è assolutamente inaccettabile, non è tollerabile. Chiaro? Non sono state prese iniziative di tutela con una situazione drammatica che abbiamo per non andare a creare fastidi ad alcune categorie. Questa è una cosa folle, signori. Vi invito a mettere i piedi per terra e avere un pochino di buon senso. Il mio consiglio è quello di interrompere questa cosa, riflettere e trovare il sistema, noi che abbiamo delle responsabilità. E ve lo dice uno che sta a contatto con 30 positivi al giorno, di trovarci di sera e affrontare questa cosa e prenderci le nostre responsabilità. Tutto il resto sono chiacchiere e propaganda elettorale. Buona giornata a tutti. Devo dire onestamente che mi dispiace, non voglio alimentare polemiche, mi dispiace però ascoltare cose che non sono valutazioni poi di carattere obiettivo e che fanno riferimento alla situazione, ma sono valutazioni solo di carattere politico. Questo mi dispiace perché comprendo perfettamente il dottor Tarantino, con Carlo abbiamo condiviso e condividiamo dei momenti di grande difficoltà, però credo che smetterla di fare riferimenti che poi possono essere assolutamente inopportuni. Perché qui nessuno si nasconde, nessuno pensa di utilizzare mezzi poco appropriati per fare chissà che. Ho detto in ordine alla mia partecipazione alla conferenza dei capigruppo, era semplicemente collegata alla necessità di capire qual era la situazione. La polizia mi ha chiamato, mi ha chiesto ovviamente notizie, perché chiaramente la possibilità di fare un consiglio comunale in condizioni di grave precarietà sanitaria, legittima peraltro, che molti lavoratori potessero venire qui fuori, molte persone potessero venire qui fuori, avrebbe comunque comportato una necessità organizzativa. E allora se qualcuno fa riferimento, ma non è polemica certo con Carlo, il cui sfogo, ripeto, comprendo e giustifico in una maniera più assoluta, ma se qualcuno fa riferimento al fatto che sia stata organizzata iniziativa domenica, un'iniziativa spontanea, non certo organizzata dall'amministrazione, ma un'iniziativa spontanea e comprensibile da parte dei commercianti, io ho partecipato perché credo di aver avuto il dovere di partecipare.